Oggi ti spiegherò cos'è il metodo boutique, ovvero il metodo che ha fatto avere risultati a più di 3.500 ragazze. Ma prima ti racconto chi sono. Sono Andrea Capocci, opero nel settore fitness da oltre 10 anni, sono un personal trainer e consulente fitness e appunto da oltre 10 anni mi occupo di cambiare fisicamente le donne e le ragazze che intraprendono dei percorsi di miglioramento fisico con noi. Oggi ti spiegherò i punti fondamentali che sono 1, 2, 3, 4, 5 che compone il metodo boutique. Come vedi qua, avevo già cancellato perché avevo sbagliato a scrivere tutto storto, comunque alla fine ci sono riuscito. Pensa dovessi aver scritto tutto. Comunque, detto questo, il metodo boutique molte volte, anzi tutti i giorni, quotidianamente, mi viene chiesto nei miei canali social: Andre, ma cos'ha all'interno? Di cosa si compone? Com'è possibile che faccia raggiungere tutti questi risultati? Premessa, non ho la bacchetta magica, o forse sì? La bacchetta magica questa. Comunque, forse è per quello che ho aiutato tutte queste donne e ragazze a raggiungere risultati. Comunque, entriamo nel vivo. Il metodo boutique si compone di questi punti fondamentali, imprescindibili, ovvero tiene conto della qualità del movimento, quindi movimento, ovvero il fatto di svolgere tutti gli esercizi di cui è composta la scheda di allenamento nel modo più corretto assoluto. Solo così ci si potrà permettere di avere ottimi risultati. Perché dico sempre, una programmazione deve essere strutturata in maniera soggettiva, in base alle esigenze, ma bisogna tenere conto di questo punto fondamentale, quindi la corretta esecuzione in ogni esercizio di cui è composta una programmazione allenante. Quantità! Con quantità non voglio raccontarti un attimino di quanto c'è bisogno, no, ti voglio parlare della quantità degli esercizi, quindi bisogna tenere conto, in base alle esigenze, anche di quanti esercizi inserire in base a quelli che sono i punti deboli della ragazza. Sono ragazze che magari come punto debole avranno la parte superiore, ragazzi che vorranno concentrare un po' di più sul gluteo. Tutti i giorni mi capitano spessissimo ragazze che punto critico è il gluteo, punto critico sono gli hips. Le culotte cheval, le avrei sentite forse anche tu se stai guardando questo video. L'interno coscia, quadricipiti grossi, importanti, insomma, questo tiene conto proprio di questi aspetti per andare a inserire esercizi specifici nella maniera più corretta assoluta. La costanza, questo aspetto è fondamentale. Senza costanza non si hanno risultati. Te l'avranno detto mille volte, ma è così. Soprattutto con la sala pesi, la palestra, se vuoi avere un miglioramento fisico, ci vuole costanza. Ma non solo in quello, anche nella vita in generale, business, eccetera. Però mi raccomando, sii costante, solo così potrai avere ottimi risultati e cambiare finalmente il tuo fisico. Adeguatezza dello stimolo, ovvero impostare un allenamento che non sia né troppo intenso né troppo leggero. Quindi quello che devi fare è avere un allenamento che si adatti, ok, a quella che è la tua quotidianità, che tenga conto del lavoro, tenga conto dello stress dei figli che devi portare a scuola, tenga conto della gente che ti fa incazzare. Penso ci sia stato un bip qua. Deve tenere conto di tutti questi aspetti affinché un allenamento e una programmazione sia sostenibile nel tempo. Altro punto fondamentale, la sostenibilità. E la pianificazione. Ti voglio fare un esempio. È un po' come se ti dicessi, per fare la pizza basta. Come si fa la pizza, Nico? Acqua, farina Lievito. e lievito. Acqua, farina e lievito. Ma non è che se lanci tutti gli ingredienti assieme esce fuori la pizza. Dovrai magari mettere prima la farina, il lievito, l'acqua, quant'altro. Forse ho sbagliato anche l'ordine, però c'è anche chi mette il lievito madre. Mia mamma una volta ha messo anche il succo di frutta e la fecola di patate, è venuta una merda. Comunque, detto questo, per dirti che ci sono pizzerie e pizzerie. C'è la pizzeria napoletana che fa la pizza migliore del mondo. C'è la pizzeria di, non voglio dire nomi perché poi magari mi censurano il video, che fa una pizza di merda. Eppure fanno la pizza nello stesso modo, ma magari anche come è fatta a livello proprio artigianale, come viene impastata, come viene fatta lievitare, cambia il risultato. Ecco perché bisogna pianificare un allenamento con la giusta sequenza, tenendo conto dell'adeguatezza, della costanza del soggetto, della quantità di esercizi da inserire e della qualità del movimento.
Come vedi, ci sono tanti punti in cui investe il metodo boutique ed ecco perché ha tutti questi risultati. In più ho anche dei sottoargomenti che tratterò in un altro video, che sono l'aspetto posturale e l'aspetto psicologico. Però qua voglio soffermarmi molto di più, quindi non è questo il video. Questi aspetti sono degli aspetti che dovrebbero tener conto tutti i personal trainer là fuori per avere risultati. Peccato che molte volte manca questo, a volte manca questo, a volte c'è solo questo, l'adeguatezza, a volte c'è solo la pianificazione. Ma, ripeto, per fare la pizza e avere tutti gli ingredienti dosati in maniera perfetta. Quindi bro, se vuoi saperne di più, ti consiglio di cliccare qua sotto e accedere a una consulenza gratuita direttamente con un mio tutor che ti saprà indirizzare qual è il percorso più adatto alle tue esigenze e se ti possiamo aiutare al punto in cui sei ora. Quindi clicca qua sotto, ti aspetto.